Io sono l'assessore Brunelli, assessore alle pari opportunità del Comune di Cervia. Questa sera stiamo per assistere ad uno spettacolo molto bello, nuovo per noi, curato dal coro Ad Novas, dalla professoressa Monica Poletti, che ringrazio e ringrazio tutto il coro. L'evento a cui stiamo per assistere fa parte della nostra rassegna legata all'8 marzo, che si intitola Straordinariamente libere di. Questa sera avremo modo di ascoltare e di vivere un'esperienza legata alle donne del romanticismo, per cui davvero una grande novità. E, tra l'altro, ringraziamo doppiamente il coro Ad Novas perché, come avete visto, si raccolgono offerte all'ingresso e insieme abbiamo deciso di devolvere l'incasso a due case di accoglienza del nostro territorio, quindi ancora di più è un momento molto importante per tutti noi. Buonasera a tutti. Io, per chi non mi conosce, sono Alice, la responsabile della casa di accoglienza per ragazze madri qui di Cervia. E accogliamo donne anche che sono sole, in difficoltà, e potrei raccontarvi tante storie, tante situazioni che hanno vissuto queste donne. E alcune sono molto fragili, altre sono un pochino più forti e sono state abbandonate e sono state anche maltrattate. Alcune italiane sono state non accettate dalla famiglia e noi cerchiamo di aiutarle, di accoglierle, di fare la parte della famiglia che è venuta a mancare. Niente, insomma, questo era giusto per presentare un attimo quello che è il lavoro che noi facciamo nella parte del volontariato. Vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che sono presenti e per averci dato questa opportunità. Grazie Ciao a tutti, io sono Clementi Daniela, sono la coordinatrice della comunità per minori Terraferma. E noi accogliamo minorenni. Accogliamo bambini, insomma ragazzi che hanno dei problemi in famiglia. E io vi ringrazio molto per aver pensato a noi e per aver pensato alla comunità di Alice. Io ringrazio a nome di tutti i miei colleghi e di tutti i ragazzi della comunità. Grazie mille. E ringrazio anche le pari opportunità del Comune di Cervia e gli artisti che fanno questo spettacolo a titolo così gratuito. Grazie mille.
Benvenute gentil donne e benvenute gentiluomini al Teatro di Cervia, inaugurato la notte di Natale del 1862, secolo al quale questa sera ci dedicheremo tra musica e parole. Ci immergeremo nel clima dell'Ottocento italiano e soprattutto nei salotti, dove cinque donne d'eccezione che hanno movimentato tra Milano, Bologna, Cervia e Lugo di Romagna quel sentire stemperato sull'onda del romanticismo e del risorgimento ci accompagneranno nel racconto dei rispettivi vissuti. Il coro polifonico Ad Novas, diretto dalla professoressa Monica Poletti, accenderà gli animi sulle note indimenticabili dell'epoca, le quali hanno contribuito a fare la storia musicale del nostro paese. Non solo, alcune coriste e coristi saranno interpreti di letture e recitazioni. Saranno con noi Silvia Benvenuti al violino, Fabrizio Di Muro al pianoforte, il tenore Paolo Polini. Si potrà ammirare l'esposizione di quadri dell'artista Bruno Merenghi e ascoltare i testi curati dalla giornalista Alma Perego, corredati da immagini delle nostre indimenticabili protagoniste. I salotti delle signore dell'Ottocento, veri e propri luoghi di elaborazione e di integrazione del sapere, formavano la coscienza della nazione e davano vita ad una forma d'arte che diveniva quindi insieme stimolo e specchio di quel momento così straordinario. Il secolo lungo è stato definito teatro del dinamismo culturale che libera le risorse intellettive della nascente borghesia. Nascono i daguerreotipi, la moderna fotografia, il cinema, la ferrovia, le biblioteche, ma tanto altro. L'arte nelle sue declinazioni pittoriche e musicali rivoluziona il concetto visivo ed ascolto. Un salotto nell'Ottocento era ben più di ciò che noi pensiamo oggi. Era come un grande giornale dove i fatti del giorno, della cronaca, della politica, della cultura, della pittura, della letteratura e della musica venivano analizzati, discussi, dibattuti e sovente questo lo si faceva con i protagonisti stessi delle vicende. Vi si trovavano Massimo D'Azeglio, Giuseppe Verdi, Tommaso Grossi, Franz Liszt, Alessandro Manzoni e Francesco Hayez, giusto per fare alcuni nomi. Era inevitabile che la comune discussione favorisse il passaggio di idee e di stili in una comunione di intenti vera che aveva come unico obiettivo le sorti dell'unità d'Italia. Luoghi di interazione culturale, quindi, avevano tutti un comune denominatore. Erano organizzati da donne, signore di cultura e curiosità vastissima, titolate o appartenenti all'alta borghesia, hanno segnato il passo in quell'universo femminile che il romanticismo voleva fragili e dipendenti. Cristina Trivulzio di Belgioioso, Clara Carrara Maffei, Teodolinda Franceschi Pignocchi, Carolina Pepoli Tattini, Cornelia Rossi Martinetti, una rappresentanza delle donne alle quali la società del tempo non consentiva di frequentare le associazioni pubbliche o i caffè. Avevano costruito in casa un mondo assai più allargato e vario e contribuirono con lo stesso peso e la stessa forza politica alla costruzione del risorgimento. Nel corso di questa serata cercheremo di dar loro voce riproponendo anche la musica consumata in quei luoghi di cultura a tutti gli effetti. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la donna che decise il suo destino, apre la rassegna delle divine creature.
Nata tra due guerre nel 1808, una portò Napoleone a cingere la corona imperiale e a farsi re d'Italia. L'altra lo destinò all'estinzione il 5 maggio del 1821 in un'isola sperduta nell'Oceano Atlantico. Conscia del proprio ruolo e ansiosa di gestire, come si diceva, il proprio destino, dopo un matrimonio triste e sbagliato, si trovò ad amare la vita, intellettuale e brillante, tra Milano e Parigi, frequentando i personaggi più illustri dell'epoca, assorbendone il fascino e ciò la rese divina. Era diventata un'icona romantica e pericolosamente seduttiva, dotata di un'insolita bellezza, per alcuni e forse per se stessa un po' ingombrante, e di un'intelligenza non comune per l'epoca di cui ora siamo spettatori. Si circondò di poeti e di artisti, dicono le cronache, follemente innamorati di lei, del suo volto, del suo eloquio, della sua aura non convenzionale, ma invisa e controllata a vista dalla polizia austriaca, che la recepiva come sovversiva animatrice dei salotti dove si insinuava la voglia di libertà dalle potenze straniere. Tra questi uomini di penna, Heinrich Heine così la descrisse: il sorriso che dava al volto di lei un'espressione quale non vidi mai su faccia di umana vivente, mai mi uscì dalla memoria. Sembrava appartenesse al regno dei sogni poetici. I contorni, quel morbido ovale con le ingenue fossette e il mento sentimentalmente a punta, tipico lombardo. E quel pallore aristocratico era un ritratto italiano delle grandi dame che fecero innamorare gli artisti italiani mentre creavano capolavori come Leonardo da Vinci con la sua Gioconda. E ancora Henry James le dedica questa strofa: il grande agitatore politico o sociale è molto spesso un uccello dall'insolito piumaggio, del quale tutte le penne, anche le più strane, hanno un compito preciso nel volo. Una vita controcorrente, dunque, quella della nostra principessa, scrittrice, giornalista, patriota e dedica a chi aveva bisogno di cure. Prima della sua dipartita a 63 anni, si recò nella sua locate di Triulzi, il cuore delle sue vaste proprietà, che dista pochi chilometri a sud di Milano. Tra i filari di pioppi e le rogge di irrigazione, creò nel suo palazzo, molto prima di Florence Nightingale, degli spazi dedicati all'assistenza e alla cura dei soldati e dei malati, una sorta di croce rossa ante litteram. Non solo, si prodigò per dare un'educazione scolastica di base ai figli dei contadini, azione che fece insorgere Alessandro Manzoni, che così inveì: ma se facciamo studiare i figli dei contadini, poi chi coltiverà la terra? 1842. Cristina racconta, molti anni dopo, della sua infanzia, smentendo quanto il suo frenologo aveva diagnosticato. Andava di moda allora insistere sull'analisi della morfologia del cranio e fare pronostici anche a ritroso nel tempo. Voi dite che allora ero gaia e vivace? No, ero una bambina malinconica, seria, introversa, talmente timida che mi capitava spesso di scoppiare in singhiozzi nel salotto di mia madre perché pensavano si fossero accorti di me e volessimo indurmi a parlare. Dite che mi beavo della lettura di libri e romanzi, ma non avevo letto che qualche romanzetto di poco conto prima del mio matrimonio. Comunque, sì, ho sempre avuto orrore di chi versava o faceva versare il sangue dei nostri simili. Nel 2021, in Piazza Belgioioso a Milano, una scultura in bronzo dello scultore Giuseppe Bergomi la ritrae. È la prima statua che Milano dedica a una donna, dove è incisa questa scritta, che è proprio sua, di Cristina Trivulzio, principessa ribelle e patriota di Belgioioso. Anche Cervi ha fatto erigere un monumento ad una donna speciale. È Grazia Deledda. Si trova sul lungomare, a lei dedicato.
Vogliamo le donne felici e onorate dei tempi a venire rivolgere di tratto in tratto lo sguardo ai dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero nella vita e ricordare con qualche gratitudine i nomi di coloro che apersero e prepararono la via alla mai goduta e forse appena sognata felicità. La libertà.
patria il pavido, mieta e sanguigna cori, noi termi dei sudori, e i pianti e la pietà. A me medesima. È il grido di una donna condannata per l'epoca ad una solitudine, se ben dorata, perché sceglie l'indipendenza dal marito e dall'amante, con coraggio e determinazione. La dama del risorgimento lombardo fece della propria trasgressione la più casta delle virtù. Una piccola ragazza cresciuta nei collegi più prestigiosi per le rompolle di buona famiglia, non confidava nella propria avvenenza, costretta in un esile corpicino, tale da attribuirgli a vita l'appellativo di Chiarina. Il viso squadrato, la mascella pronunciata e il naso severo, solo gli occhi grandi, scuri ed espressivi, così ben interpretati dal pittore più in voga dell'epoca Hayez, colpivano chi la incontrava. Andata in sposa in età giovanissima al bellissimo e dissipatore di patrimoni Andrea Maffei, si accorse subito delle preferenze del marito. Gioco d'azzardo? Frequentazioni dei caffè, al tempo a Milano se ne contavano 117. E quello più famoso era il caffè Martini, che occupava le sale del piano terra del Teatro alla Scala, il primo telegrafo dei fischi delle esibizioni alla Scala. Ben presto, per il bel conte, la figura della moglie nella sua vita rimase sullo sfondo, seppur, a suo modo e non sa quanto fallirà in questo la Chiarina, la incitò a ricevere in casa per uscire dalla depressione in cui era caduta. Ed è così che iniziò la storia del salotto Maffei. L'arte del ricevere è l'arte del sacrificio. Tu mi guardi infelice ed un sorriso cerchi velarmi il tuo muto dolore. Oh, che tutto io veggo in quel pallore, in quella stilla che ti bagna il viso. Pieno romanticismo, dunque. Dopo un periodo faticoso di apprendistato iniziato nel 1834 e nato dapprima non sotto il segno della politica, ma della letteratura e delle arti, i risultati in termini di consenso furono superiori ad ogni aspettativa. La lista degli invitati divenne in breve tempo di apprezzabile importanza, per diventare sempre più un luogo di incontro prestigioso. Per citare alcuni ospiti, oltre ai padrini fondatori Tommaso Grossi e Massimo D'Azeglio, ritroviamo nelle garbate attenzioni delle padrone di casa nomi quali Francesco Hayez, il musicista Liszt, Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni. Il salotto di Clara durò mezzo secolo e fu anche il centro di riunione di patrioti. Nei destini della Lombardia e dell'Italia non va trascurata la sua influenza. A Milano, dopo il Duomo, la Scala, il terzo luogo più importante era il salotto Maffei. Ma vediamo chi c'è.
era. Finalmente, e l'avete portato, il maestro di Busseto. È un vero piacere. Maestro, posso accompagnarvi al pianoforte? Così ci mostrerà la sua bravura e la lieta in mio salotto. Questa è l'aria che ricorda che gli ebrei schiavi ad opera dei babilonesi, come viene raccontato nella Bibbia. Per aver suonato con tanta passione quell'aria che diventerà famosa. È stato un piacere, contessa. Saluto il suo ospite, ma ancora i tempi non sono maturi. Ci penseremo e speriamo che l'opera che ho in mente sarà trasmessa, rappresentata alla Scala. Quelle note suonate con insolito impeto dal maestro saranno il vapensiero del Nabucco, terzo atto. Sarà rappresentato al Teatro alla Scala di Milano il 9 marzo 1842 e Viva Verdi, divenuto famoso artista pluriconosciuto, sarà anche l'acronimo di Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Thank you.
e la modernità anticipata. Figlia di uno stimato medico condotto che trovò lavoro in Cervia e di una levatrice, Teodolinda in questo contesto è una figura altrettanto nobile, seppur appartenente all'alta borghesia romagnola. La sua è una storia diversa, potremmo definirla più vicina ai giorni nostri che a quelli delle dame prima citate. Una rappresentante dell'Ottocento meno salottiera, anche se a Bologna si dedicò a ricevere e ad assorbire idee più incline a migliorare se stessa nello studio e nei componimenti, che produsse copiosamente. Non ricevette un'educazione fuori casa, come d'uso un tempo, ma studiò sotto l'attenta visione del padre, oltre che stimato medico, anche cultore delle lettere italiane e latine, e di un precettore. Fu però dopo il matrimonio, a soli 14 anni, con Antonio Pignocchi, di sangue nobile e nobilissimi costumi, come affermava papà Michele, impegnato nell'amministrazione delle saline cervesi, che gli affari domestici divennero in secondo ordine per lasciare spazio alla sua grande volontà di apprendere, studiare, affacciarsi al mondo per rendere competitiva la sua intelligenza, la sua forte volontà e metterla al servizio della comunità anni prima della più nota pedagogista Maria Montessori. Il trasferimento a Bologna segnò la svolta per la giovane, la città offriva opportunità culturali ed era ricca di nuove conoscenze in ambito letterario e queste frequentazioni, oltre allo studio ad oltranza, coronato dal successo della pubblicazione di alcuni suoi scritti, la portarono a dirigere la scuola superiore femminile del comune di Bologna, incarico che rivestì per tutto il resto della sua vita, non solo Bologna, ma anche Cervia la vide ispettrice delle scuole comunali femminili. Le relazioni letterarie sono testimoniate dalla fitta corrispondenza ricca di nomi con i quali aveva intrapreso rapporti d'amicizia sincera o di semplice stima. Resta fermo il fatto che Teodolinda privilegiò nella sua produzione letteraria in primo luogo la sua prima patria, quella Romagna richiamata nei canti di Brisighella e Fognano e alla Romagna. E alla Romagna pensò e si attivò in prima persona negli anni delle lotte per la liberazione di prigionieri romagnoli, rimanendo sempre in contatto con esponenti del Risorgimento. Teodolinda, una donna anticipatrice dell'era moderna, una studiosa che Cervia ancora nel cuore, ci piace ricordarla così, nelle sue rime e con queste note. Voi, cui lea sorte in perigliose strade, spinse e gravò di lunghi aspri martiri, mirate ormai con che propizi giri concesse il cielo una novella etade. Sol per sua grazia, che più larga cade, avvien che ognuno al fin d'amor si ispiri, che di pace costante aura e s'aggiri per le nostre d'Emilia alme contrade. È un inclito signor cui cinge l'ostro, cui venne in seggio d'onoranza degno a farsi speglio all'intelletto vostro. Con l'esempio fidato ei vi discopre come a pubblico ben si fa sostegno chi sacra la virtù, gli affetti e l'opre. Nozze. Questa cresciuta la materna scuola, gentil tonzella cui bellezza in flore, ben mostra che fra miti opre di spola, nel viril senso né saper signora. È come una di mille eletta e sola, mentre va al tempio e il cor tutti innamora, non pur guardo o tenera parola, presso al diletto suo non s'avvalora, ma con forti pensier del volgo schiva, lui rese accorto quanto a donna in petto, del ver si stampa conoscenza viva, e insieme d'amore maraviglia obietto, o degna madre, o qual per te deriva di tante cure avventuroso effetto. Ascoltiamo una poesia di Teodolinda Pignocchi dedicata
alla nipote Vittorina, deceduta a soli 16 anni, e musicata da Antonio Sampieri. Antonio Sampieri, dei Conti di San Bonifacio, dice un suo biografo, è uno dei più perseveranti, dei più generosi, dei più distinti cultori dell'arte musicale che vanti Bologna. Nei lavori del Sampieri le idee melodiche sono tutte belle, hanno un carattere serio, ritraggono al vivo il sentimento della poesia a cui si accompagnano e sono svolte e condotte con vera e schietta originalità. Moltissimi sono i lavori musicali del Conte Sampieri, fra i quali lo Stabat Mater, scritto, dedicato e personalmente offerto alla regina Margherita, allora principessa di Piemonte. Le composizioni sono tutte di gran lena, dove ad uno stile classico e ad un gusto squisito s'accoppiano limpide e armoniose melodie. Lamento, cantato dal soprano Monica Poletti. Verso sera si affretta fra il portone del palazzo e la barricata, innalzata la notte precedente attraverso via Santo Stefano, appare diversa dalle altre popolane assipate nella strada per il suo abito di buona fattura.
ma il suo atteggiamento risoluto è simile a quello delle altre donne. Si muove sicura fra i fumi di polvere dei fucili, gli schianti degli spari e le grida della folla di ogni età. Si mischia a gruppetti di guardie civiche, a soldati a cavallo, a carretti di venditori ribaltati sulla massicciata. È la stessa che poche ore prima era corsa con un gruppetto di donne a Palazzo Tanari, dove erano stati portati i primi feriti degli scontri, e si era prodigata con catini d'acqua, bende e farmaci sugli uomini, le donne e i ragazzi colpiti nella mattinata di quell'8 agosto 1848. È la 24enne moglie del conte Angelo Tattini che, assieme al marito, sta vivendo la più bella pagina della stagione risorgimentale bolognese. Si chiama Carolina Pepoli ed è la nipote di Gioacchino Murat. La sera dell'8 agosto 1848, Carolina poté finalmente dimenticare di essere donna e scendere per le strade della città a costruire barricate contro il nemico. La famosa lettera alla madre ricorda quelle ore memorabili. Cara madre, Bologna si è fatta onore. Ora sono più contenta perché veramente mi piangeva l'animo di vedere tanta viltà. Tutto il merito però è quasi interamente della canaglia. La mischia incominciò in piazza a proposito di un sergente austriaco ucciso da dei facchini. Tutti sapevano che ero stata io la prima ad andare in strada e a lavorare alle barricate, e subito sono venuti in strada anche tutte le altre. Imparo adesso che il popolo domanda armi, che hanno aperto il magazzino che è in casa Pepoli. Oltre le armi, le autorità hanno dovuto lasciare prendere tutta la roba che è vera. Lenzuoli, panni, camicie, e tutti portano a casa roba. Ecco quello che succede a far contro il popolo invece di dirigerlo e di aiutarlo in queste circostanze. Non sia in pena per me, madre, non ho paura, anzi, mai mi sono sentita tanto bene. Bologna ha celebrato il Risorgimento con monumenti e intitolazioni di piazze e strade. Neppure una via è intitolata Carolina, in onore al suo coraggio e alla sua passione patriottica. Thank you.
Yeah.
Salotto Bolognese, regno della civiltà neoclassica. Nel primo decennio dell'Ottocento, riferisce lo studioso professor Passeri, si era soliti definire Bologna la città delle due torri e della Martinetti. Un destino fortemente legato all'ospitalità e all'accoglienza, ecco come appare oggi l'albergo-ristorante Aladoro a Lugo di Romagna, ricavato dall'antico palazzo Conti Rossi, dove ancora le orme della contessina riecheggiano nelle sale e nei corridoi che affacciano sul corso Matteotti. Una felice continuità di intenti nella cittadina che Cornelia non dimenticò mai, pur vivendo tra Bologna e Roma nei fasti di un periodo ricco di splendori che accompagnò la sua lunga vita, che durò fino a 86 anni. Cresciuta nella civiltà della conversazione, Cornelia respirò fin da piccola quell'aria di apertura propria della fine del Settecento, colmo di rigoroso raziocinio, per approdare nell'Ottocento romantico che tanto avvolse la nostra contessa, soprattutto a seguito del felice matrimonio con l'ingegnere Giovanni Battista Martinetti. E di qui il suo trasferimento a Bologna, dove aprì uno dei salotti più raffinati del tempo, e il suo giardino, un vero e proprio cenacolo, divenne famoso al punto che anche a Parigi se ne parlava, ammirati, definendolo il giardino della Maga. Dalla terra natale Lugo di Romagna, al giardino progettato dal marito a Bologna, alle feste lussuose di Villa Torloni a Roma, Cornelia fu amata e ammirata dal secolo dei lumi a quello del furore romantico per la sua bellezza scultorea e il suo fascino ammaliatore. Chi avrebbe potuto creare meglio il giardino delle meraviglie più di un ingegnere? Un marito innamorato, il mio, Giovanni Battista Martinetti. Qui a Bologna, l'orto del monastero di San Vitale, è diventato il mio salotto. È un vasto giardino all'inglese, dove anche il Canova voleva vederci un mio busto tra le imponenti statue che fanno capolino tra le fontane e i tempietti. Qui hanno dialogato leopardi, Byron, Foscolo, e al giardino della Maga, come l'hanno chiamato, offro ai miei ospiti vino di Francia e petali di rosa come insalata. Si mormora che lo stesso Napoleone Bonaparte l'avesse visitato, ma non c'è tempo per svelare troppo. Un po' di mistero è dopo. Collet, nota scrittrice amante di Flaubert, lascia una testimonianza su Cornelia quasi ottantenne, la leggerà il presidente del Corrad Novas, Franco Milandri. Mi è parso che una statua antica sia scesa dal piedistallo. Ella mi è apparsa tutta vestita di bianco. Il suo abito drappeggiato ricade in morbide pieghe attorno alla sua figura sottile e dritta. Ha saputo invecchiare bene. Riposa alla Certosa di Bologna, dove una lapide la ricorda come ospite geniale, una delle personalità più illustri del secolo. Sono le stelle, poi la via molto scura, e verità.
Loris Casadio Montanari, una gentildonna lughese tra l'età napoleonica e il risorgimento, per Cornelia Rossi Martinetti, per Paolo Franzoni, Carolina sulle barricate, per Carolina Pepoli Tattini, la regione Emilia Romagna e il comune di Cervia, per Teodolinda Franceschi Pignocchi,
Emilio Scarselli, scrittore il cesenatico per la cura delle immagini, Sabina Magalotti di Gioia Emilia Romagna per le riprese video, Mirko Raffuzzi per l'assistenza alle proiezioni, Roberto Esposito di Dimensione Musica Immagine per il video che troverete su YouTube, come troverete su YouTube anche il video di Gioia Emilia Romagna. E grazie a voi che siete stati partecipi di queste straordinarie vite, abbracciate dalla musica del tempo, restituita con entusiasmo e partecipazione dal coro Ad Novas diretto dalla professoressa Monica Poletti e dai musicisti. Silvia Benvenuti e Fabrizio Di Muro. Vogliamo ringraziare i nostri personaggi ed interpreti, Cristina Begioioso, Fatima Neri, Chiara Maffei, Patrizia Bissoni, Giuseppe Verdi, Otello Guidi, Le Solera, Franco Bilardi, Dante Bilardi, il lettore delle poesie di Teodorinda Pignocchi, Antonio Trinchillo, Carolina Pepoli, Stefania Mambelli, Emilia Rossi Martinetti, Angela Bezzi, grazie. L'animatrice della serata, la giornalista Alma Perego. Senza troppi pensieri si è deciso all'unanimità di chiudere la serata con Va pensiero.
Thank you.